E così il pendolo divenne il dispositivo standard per suddividere lunghi intervalli di tempo. Questo è un orologio a pendolo il cui pendolo è fatto in modo da battere il secondo. In questo modo possiamo facilmente confrontare il tempo segnato da un orologio come questo col tempo astronomico. Questi orologi sono di un alto grado di precisione, ma non sono ancora troppo buoni, non sono abbastanza bene isolati. Se la temperatura ambiente sale, il pendolo si allunga e l'orologio non va più bene. Se lo si porta in cima a una montagna, la forza di gravità è differente e l'orologio non segna più il tempo giusto. Sappiamo fare orologi con gli atomi oggi e questo l'abbiamo imparato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo è un orologio atomico, uno dei 20 o 30 esistenti. Sfrutta le vibrazioni di atomi di cesio per comandare l'apparato di lettura che è questo qui. La metà anteriore di questo apparecchio comprende tutto l'equipaggiamento elettronico. Posteriormente c'è l'apparato che contiene il fascio di atomi di cesio. In questa parte dell'orologio atomico c'è il cesio. Gli atomi di cesio partono di qua e vanno su attraverso questo tubetto, sempre vibrando. E infine colpiscono un rivelatore. Vedete che non si vede un granché. Ma quale ragione abbiamo per dire che gli orologi al cesio vanno molto bene? Avrete presente che per poter dire se un orologio è regolare, dobbiamo confrontarne due. E questo è stato fatto con gli orologi al cesio. Ecco dei dati che mostrano come si comportano. Questo è un grafico della differenza di frequenza di due orologi al cesio su un periodo di 3 giorni. Qui è un giorno, 2 giorni, 3 giorni. Dunque, l'altezza di questi quadretti è di 2 parti su 10 alla 11. Allora vedete che la differenza di frequenza di 2 orologi al cesio non supera poche unità su 10 alla 11. E quanto fa un'unità su 10 alla 11? Dunque, ci sono 30 milioni di secondi in un anno, cioè in 3.000 anni avremo circa 10 alla 11 secondi. Allora, 1 su 10 alla 11 vuol dire un secondo su 3.000 anni, e questo sarebbe lo scarto che potremmo aspettarci fra 2 orologi al cesio se essi funzionassero da 3.000 anni. A quanto pare gli orologi al cesio vanno d'accordo fra loro e in effetti funzionano così bene che possono diventare il nostro campione di tempo invece dei moti astronomici che usiamo adesso. Una bella questione è se gli orologi al cesio indicano lo stesso tempo dato dall'astronomia e ora si stanno facendo degli esperimenti per appurarlo. Non si sa ancora quale sarà la risposta, ma se esiste una discordanza, questa potrà farci capire qualcosa di più sulla natura del tempo. Ma per molti scopi non ci occorre la precisione ottenibile da un orologio atomico, quando per esempio si tratta di eventi che succedono in brevissimi intervalli. Ed un modo per farlo è di servirsi delle riprese cinematografiche ad alta velocità. Il professor Harold Egerton ha portato questa tecnica ad un alto livello e vi dirà qualcosa su come funziona e come si adopera. Vi trovate ora nel laboratorio di stroboscopia dell'MIT. Qui studiamo eventi che avvengono in un brevissimo intervallo di tempo. A questo scopo usiamo flash elettronici e vari tipi di cineprese accoppiate con queste lampade. Qui a destra c'è una delle lampade che fra poco vedrete in funzione. In una cinepresa ordinaria si impressionano 24 fotogrammi al secondo. In questa cinepresa se ne impressionano molte migliaia al secondo. Poi, quando i fotogrammi vengono proiettati sullo schermo a velocità normale, voi vedete il movimento fortemente rallentato. Ora vi mostro la lampada stroboscopica. Ogni lampo di luce dura circa 1 milionesimo di secondo. Ora la faccio funzionare qualche secondo, così la vedrete accesa. Al vostro occhio la luce appare continua, poiché i lampi si succedono a velocità altissima. Ora, per farvi vedere come la fotografia ad alta velocità possa rallentare dei moti estremamente rapidi, prendiamo ad esempio questo palloncino.
Guardate come questo palloncino si rompe, visto con una cinepresa a velocità normale. Tutto è avvenuto istantaneamente ai vostri occhi. Il palloncino in un fotogramma era sano, in quello successivo era già sgonfiato. Col film ad alta velocità sarete in grado di vedere cosa succede quando la punta rompe il palloncino. Ora vi mostrerò qualche esempio della utilità di queste riprese. Questo è fumo che passa attraverso le pale di un ventilatore. Il film al rallentatore ci permette di studiare queste correnti e di capire come si formano. Film come questo ci servono a studiare il volo degli uccelli. In realtà si usano di rado le tecniche di film ad alta velocità per studiare moti rapidi, ma si usano tecniche più semplici, che impiegano foto singole oppure fotografie doppie prese a istanti ben precisi. Per esempio, ecco una pallottola in volo. Qui vedete due foto della stessa pallottola, prese a 100 microsecondi di distanza. In altre parole, questa foto è stata presa con un lampo in un milionesimo di secondo. E poi il secondo lampo è venuto un decimillesimo di secondo più tardi. Le foto che avete visto erano prese con esposizioni fino a circa un ventesimo di microsecondo. A maggior velocità è quasi impossibile fare foto a causa della scarsità di luce e della scarsa sensibilità del film. Spesso non ci servono i dettagli di una fotografia. Usiamo solo un segnale elettrico. Ora, il suono può produrre un segnale elettrico in un microfono e dalle cellule fotoelettriche si ottiene un segnale elettrico quando la luce le colpisce. E c'è tutta una serie di dispositivi di questo genere. Ma come li studiamo i segnali elettrici? Bene, per far questo si usa l'oscilloscopio a raggi catodici. Eccone qua due. Questo è un modello molto utile che potete montare voi stessi. Questo invece, alla mia destra, è uno strumento molto più complesso ed elaborato. Questi strumenti sono così utili che vale davvero la pena di parlare un po' del loro funzionamento. Questo tubo qui è molto simile a quello di un ricevitore televisivo. Un punto luminoso viaggia avanti e indietro. Ecco. Applicando una tensione all'oscilloscopio, in questo modo, posso far salire il punto o scendere a piacere. Posso anche farlo andare di lato, così. Ma in pratica è l'oscilloscopio stesso che sposta il punto lateralmente. Esso lo fa andare lentamente da sinistra a destra e poi rapidamente indietro. Guardate. Ora, mentre il punto si sposta, applico una tensione, un segnale elettrico. Voi osservate che il punto va in alto, rimane in alto e ridiscende quando stacco o viceversa, così e così via. In questo modo posso vedere cosa succede durante il tempo in cui il punto attraversa lo schermo. Se osservate, vedrete che ci vogliono un paio di secondi perché il punto attraversi tutto lo schermo. Posso farlo andare più svelto. Così va 10 volte più svelto e così va 100 volte più svelto. Questa è la velocità giusta per andare a guardare una cosa molto comune, e cioè la tensione alternata della rete. Ora collego la rete elettrica all'oscilloscopio. In questo modo. Ecco, così si presenta la tensione di rete vista all'oscilloscopio a raggi catodici. Se conto i quadratini da qui a qui e leggo l'indicazione di questa manopola, trovo che il punto impiega un cinquantesimo di secondo per andare da qui a qui. Che è proprio come deve essere. Ora vi mostro un'altra cosa. Questo è un pendolo che è munito di una penna, la quale scrive su questa striscia di carta.